Un paio di acquazzoni durati poco meno di una decina di minuti e si sono subito registrati allagamenti in numerose arterie cittadine da nord a sud. Le prime forti piogge sono arrivate nel pomeriggio nella zona sud. Tra Tremessieri e Galati le strade sono state invase in pochissimo tempo dall'acqua, causando disagi alla circolazione viaria. Anche le arterie del centro cittadino si sono trasformate in piccoli pantani su tutte la via Garibaldi, la via Primo Settembre e la via La Farina. Problemi anche nella zona nord, in particolare sul torrente Trapani, dove detriti e terra provenienti dalle colline a causa della forte pioggia si sono riversati sulla strada, che in pochi minuti si è allagata in più punti, soprattutto poco prima del semaforo posto ad intersezione con il viale Regina Margherita. I soliti allagamenti hanno interessato anche l'estremo nord della città e in particolare i villaggi di Ganzirri e Torrefaro.